che ti senti questo pareggio tuo, nel senso che poteva essere neanche a questo punto, te lo senti molto, tre interventi decisivi nel primo tempo che hanno tenuto in piedi la squadra. Cioè, vorrei essere contento, sono sincero, ma non posso esserlo perché fondamentalmente un punto a noi ci cambia relativamente poco in questo momento. Non so, ripeto, non sono contento. Poi sì, per carità, fa sempre un po' più piacere, però in questo caso, in questo momento, il piacere dovrebbe essere alto, non una, diciamo, una situazione individuale. Preferirei essere contento per una situazione corale di squadra. È mancato qualcosa evidentemente alla squadra, ma sotto quale profilo? Sotto il profilo della motivazione, sotto il profilo fisico, sotto il profilo tecnico? Io penso sotto il profilo fisico no, lo scarterei. Sicuramente sotto il profilo della prestazione l'abbiamo probabilmente un po' accusato. Poi giocavamo comunque contro una squadra che fa del possesso palla la loro forza. In questo momento è normale, appena subiamo qualche azione, qualche situazione come è successo il primo tempo, un po' magari, non dico ci spaventiamo, però perdiamo qualche forza mentale. E questo probabilmente è quello che ci è mancato di più in questa partita, e secondo me è stata la forza di, tra virgolette, di non pensare a quello che potrebbe essere la sconfitta, capito? La forza di prendiamo gol, ci rimettiamo lì e giocare senza paura, sapendo quello che abbiamo preparato, facendo quello che abbiamo preparato in settimana, questo probabilmente ci è mancato, secondo me. Ecco, quello mi è sembrato dalla tribuna, il cambio di atteggiamento. Dopo il gol, la squadra è arretrata di 30-40 metri, è passata dal pressing ossessivo a subire l'avversario. È stata una cosa studiata nel piano partito o è venuto un blocco mentale in campo? Forse qualcuno ha avuto paura. Noi avevamo preparato sia l'uno che l'altra cosa, perché comunque, ripeto, noi potevamo fare tutta la partita ad andare a prendere altri. Quindi noi eravamo pronti in tutte e due le situazioni. E il problema grosso, come hai sottolineato tu, mi permetti di dargli tu, assolutamente è stato prendere gol e, tra virgolette, mentalmente subirlo, crollarlo. Questo è stato, ma è un po' tutto il filone del nostro anno. Noi prendiamo gol e per almeno 10 minuti, un quarto d'ora abbiamo difficoltà. Purtroppo questo è un limite grosso, grossissimo che abbiamo. Più che lavorarci in settimana, io non so neanche come poterlo risolvere, perché comunque siamo 24-25 giocatori, ognuno con una testa, e infilarsi dentro la testa di ognuno e far sì che questa cosa venga, diciamo, risolta non è semplice. Però ripeto, l'unica arma che abbiamo, secondo me, è l'allenamento di settimana. Più di quello non penso possiamo fare. Prima Fabiano diceva che gli ultimi 15-20 minuti non ne avevamo più, abbiamo fatto una partita di sacrificio. Alessandro non l'ha sfruttato questo, cioè tu dici sì, il contraccolpo del gol, la fatica mentale, però poi nel secondo tempo dovrebbe essere un'altra storia, e non è stata un'altra storia. Sono d'accordo. Al di là degli ultimi 20 minuti, che loro hanno giustamente crollato, perché nel primo tempo hanno speso, noi ci è mancata la forza di... È un po', mi collego a quello che ho detto prima, nel senso che quella forza, quella voglia di vincere, quella voglia di tirarsi fuori da questa situazione in cui siamo, deve essere superiore a qualsiasi altra cosa. Invece, probabilmente, anzi non tutto il bene, probabilmente non ce l'abbiamo avuta. Perché tolto gli ultimi veramente il recupero, forse abbiamo buttato quattro palloni dentro e più di quello non abbiamo fatto. Perché questa è la verità. Con queste premesse, quanto è lontana la salvezza diretta? Io sono realistico, nel senso, come ho parlato anche con i miei compagni, io ora guarderei più dietro che davanti, perché la verità è questa.
perché se devo dire ci salviamo diretti direi una cazzata, proprio nel vero senso della parola. E guarderei dietro, perché dietro comunque tolto oggi mi sembra che abbiano perso pareggiato, no, anche su più parti. Stavano andando forte, adesso domenica. Sono la torre. Adesso domenica prossima abbiamo forse veramente l'ultimo partita per giocarci una possibile salvezza diretta, ma non è, cioè, sarebbe veramente, secondo me, un miracolo. Io sono, ripeto, sono papale, non mi piace dire o vendere fumo, ecco. Senti, andiamo al rigore, che al di là di essere stato un episodio decisivo, perché se vai sotto lì, secondo me diventa difficile per l'Alessandria. Spesso si analizzano i gol, no, come gesti tecnici. Però io le dicevo con i colleghi in tribuna, il gesto tecnico della tua parata, l'hai studiata, sei partito in anticipo perché sei arrivato con due mani a prendere la palla bassa nell'angolo, che è una cosa particolare, non è la parata, cioè, certo. Chiaro che è la spinta tutto, ma è preparata, quindi hai studiato il giocatore, com'è? Sì, assolutamente, noi bene o male ogni... la mattina, quando ci troviamo per pranzare così, perdiamo 20 minuti, una mezz'oretta con Andrea, con Servilli, e ci studiamo i possibili rigoristi della squadra avversaria, poi è normale. Sinceramente oggi lui ne aveva calciati due in passato, uno aperto, uno chiuso, e poi un po' di fortuna ci vuole sempre, cioè quello. Però ecco, non è una cosa a caso, sicuramente c'è dietro, c'è del lavoro, c'è della preparazione. Partenzi un lato e vai un attimo prima. Provi a leggere la situazione, certo, anche perché comunque noi avevamo visto che lui aspettava molto il portiere, poi fortuna l'ha già calciato lì e è andata bene, ecco. Questo, però comunque dietro c'è il lavoro, non è tutte cose così. Cioè, ma gran gesto tecnico, come lo è stato il gol di Laverta, però sui gol si racconta sempre un po' di più la favola, no? Sì. Mentre sulle parate lo si fa di meno. Grazie. Beh, oggi tutti d'accordo comunque che le due parate soprattutto sono state come i due gol veri. Ma ripeto, io che a livello personale sì, fa piacere, però è un piacere che a fine se stesso, nel senso, sì, mentre vincevamo 2-1 era tutto più esaltante, invece sì, in qualche caso un punto non hai perso, in una situazione in cui siamo, non mi viene neanche da gioire, non c'è niente da gioire, io faccio il mio lavoro, non è, poi per carità, ripeto, non so cosa dire, sono un po' amareggiato, sono... Grazie.